jednostavno teško je odabrati. Svi koji ne igraju, naravno da su ljuti i treba biti ljuti, ali također treba trčati i treba biti spreman. I na meni kao treneru imamo jako teške odluke koje moram činiti jer svi su trenutno u dobroj spremi, ali odluke su moje i ja stojim iza njih. Sigur je prije Belupa imao jedan maleni zdravstveni problem pa nije putovao s nama, sada trenira, u treningu je i konkurira za nastup, ali opet pitam zašto Kuki i Sigur, ajmo staviti upitnik iznad svih igrača. Odabiri su moji i ja odlučujem i mislim da trenutno imamo jednu kompaktnu momčad, jednu uravnoteženu momčad. I zato Kuki ne igra, nema jednostavno obrazloženja zašto ne igra. On trenira, ali eto, jednostavno sada ga ne vidim da igra veću minutažu. Radimo dobro i opet postavljam pitanje je zašto ne igraju svi ostali i zašto svi ostali imaju ljutu facu, a nemamo izbaviti samo Kukija i Sigura. No, perché non dobbiamo pensare a noi stessi, noi dobbiamo pensare a come preparare le partite, a non commettere l'errore più grande che è stato commesso anche l'anno scorso, quello di pensare che è tutto facile. Qua di facile non c'è nulla. Qua siamo, il primo giorno che sono arrivato alla mia squadra ho detto che io voglio vedere una famiglia. E nelle famiglie ci sono i momenti buoni e i momenti negativi. Ed è per questo che vado alla ricerca della disciplina, vado alla ricerca di mettere sempre le condizioni di farle allenare al massimo e non accetto e non permetto a nessuno nessuno di poter rovinare questo ambiente che si è creato nello spogliatoio. Per me è fondamentale, per me allenarsi bene, avere disciplina, avere rispetto dei compagni, per me è fondamentale. Perché se vedo che non c'è disciplina, perché vedo che qualcuno si allena come dice lui, io divento una bestia e non permetto a nessuno che può rovinare questo ambiente qua. E noi dobbiamo stare attenti e dare il massimo, il 110% ogni partita che giochiamo. Dopo, se l'avversario è più bravo di noi, gli stringiamo la mano, accettiamo la sconfitta e ripartiamo. Però noi dobbiamo pensare al nostro comportamento, alle nostre cose che dobbiamo fare. Noi dobbiamo pensare a Rijeka, non dobbiamo pensare alla Dinamo Zagreb, non dobbiamo pensare a noi stessi. Četiri bolja se ne osjećao, mi mislimo samo na nas i glavno pitanje je uvijek kako što bolje pripremiti iduću utakmicu i kako ne napraviti pogrešku koju smo učinili prošle sezone, a svi znamo koja je bila pogreška kada smo se malo prerano radovali i mislili lako ćemo mi do kraja prvenstva. Kad sam došao ovdje, glavni cilj mi je bio učiniti od slačionice jednu obitelj. Zašto obitelj? Obitelj ima i loše i dobre trenutke unutar svojih odnosa, a ja nastojim da bude što više dobrih, na koji način, tako da sam sve fokusirao na disciplini i na treningu i neću dopustiti nikome da naruši našu atmosferu slačionici koju trenutno imamo i ukoliko netko to i pokuša, onda postajem beštija, postajem životinja i to neću dozvoliti. Za mene su trening, disciplina i poštovanje uvijek na prvom mjestu. Ukoliko netko ne trenira, ukoliko netko nije discipliniran i nema poštovanja prema drugim suigračima, onda za njega mjesta nema. Na nama je da dajemo 110% na terenu, svaku utakmicu. I ukoliko onda i izgubimo utakmicu, stisnut ćemo ruku našem protivniku, okrenuti se i ići dalje. To je jedini pravi put i misliti samo na sebe i na nikakve bodove. Di come si allena questa squadra? Di come si vuole allenare e la disponibilità. Dopo qualche volta può succedere qualche episodio che non vi nego che ci sta, ho 20, ho 31, 3 portieri, 4 portieri e 27 giocatori di movimento, ci sta che qualcuno può questi giocatori qua per come vivono la settimana, per come preparano la settimana, per come è cambiato all'interno, dentro al campo e fuori dal campo. Dopo le proprie però voglio specificare che Leon l'aveva con lui stesso perché aveva sbagliato tanti palloni e ce l'aveva con lui.